lì veramente penso che sia un po' una filosofia che ogni società, ogni club persegue. Io credo sempre che le società di professionisti hanno anche un ruolo sociale e devono creare. Io un giorno andai dal sindaco di Genova e dissi che quello che mi sarebbe piaciuto vedere nel settore giovanile della Sampdoria, che era non solo insegnare a giocare a calcio, ma insegnare anche i valori dello sport a questi ragazzi, che poi sono i valori della vita, nel senso comunque della vita reale. E lui mi disse: bravo presidente, così cresciamo dei buoni cittadini. Perché diciamo che diventare calciatore non è una cosa facilissima. Poi, non so, ai miei tempi dicevano che ne usciva uno ogni 10.000. Ora credo che la cifra sia aumentata, l'apporto sia anche aumentato, perché con l'arrivo degli stranieri è anche più difficile uscire dal settore giovanile. L'importante secondo me è farlo sempre con la passione e con l'idea che comunque lo sport insegna un sacco di belle cose che poi ti ritrovi nella vita reale. Quindi io credo che Genoa, Sampdoria, come tutti i club professionistici, devono, diciamo, forgiare dei calciatori, ma soprattutto degli uomini. E quindi diciamo che forgiarli, poi se sono del tuo territorio, credo che sia un valore aggiunto, no? Che tu dai anche come servizio alla comunità. E quindi diciamo, io sono, non sono contrario agli stranieri, ma non mi piace l'esagerazione, quindi credo che, diciamo, che i settori giovanili, diciamo, che siano Sampdoria, Genova, Milan, quello che è, però debbano continuare a lavorare sul territorio. Poi è chiaro che ci sta a comprare quello bravo che viene da fuori, però appunto soprattutto anche a quelli da fuori, comunque insegnare non solo il calcio, ma insegnare come